Ora in diretta sulle fonti TV, il DAX di Francoforte guadagna lo 0,65%, Cacaran l'1,26%, il FTSE MIB in rialzo dell'1,17%. Vorrei farvi vedere un titolo che in particolar modo sta facendo titoli sui media oggi, Poste Italiane. Non lo so se è possibile vederlo in schermo pieno. Tra l'altro, Poste intesa per comprare la rivale Nexif per 60 milioni, continua a sorprendere il titolo, insomma, l'azienda, per il semplice fatto che settimana scorsa ha riportato delle trimestrali molto, molto positive. Tra l'altro, da litiganti a sposi, la traiettoria di Poste Italiane e Nexif già a TNT, le due principali società dei servizi di consegna in Italia. Tra l'altro, come spiega la nota che abbiamo visto ieri sera, quest'ultimo è un operatore postale attivo in Italia con una quota di mercato di circa il 12%, che è pari a circa 350 milioni di volumi annui e una quota di mercato dell'1% circa nei pacchi pari all'8 milioni di pezzi consegnati nel 2019, quindi sicuramente come dire, un protagonista abbastanza importante. Questa è la reazione del titolo in rialzo moderato, devo dire, dell'1,32% dopo soprattutto la corsa di settimana scorsa. Andiamo a vedere anche il mercato obbligazionario, lo spread tra il BTP e Bund a quota 119, continua a diminuire lo spread tra il decennale italiano e quello tedesco, siamo a quota 119 da quota 120, il decennale italiano rende lo 0,63 e il decennale tedesco meno 0,55. Per quanto concerne invece il mercato americano, i futures indicano un'apertura piuttosto positiva, il Dow guadagna 265 punti, l'S&P 500 in rialzo dello 0,80% e il Nasdaq 100 in rialzo di mezzo punto percentuale. Tra l'altro, vorrei riportarvi velocemente, guardando anche la reazione sul comparto bancario europeo, in particolar modo quello italiano, guardate qua quanto ottimismo, però. Ecco, De Guindos ha parlato proprio poco fa e ha detto che vorrebbe essere molto cauto sui dividendi delle banche, perché la situazione non è tuttora molto molto chiara. Oggi è una giornata intensa sul fronte dei banchieri centrali. Dopo il discorso di Luis de Guindos, vicepresidente della BCE, che ha appena lanciato un warning sugli effetti della pandemia nei bilanci delle banche, alle ore 13:30 prenderà la parola Yves Mersch, membro del comitato esecutivo di Francoforte, e alle 17:30 sarà la volta del governatore Christine Lagarde. Quindi, comunque, stiamo capendo che è un discorso di cui abbiamo parlato proprio poco fa, non è tuttora sicuro se ci sarà il permesso a pagare i dividendi per quanto concerne in particolar modo le banche italiane. Ciò nonostante, oggi sono, se possiamo chiamarlo, in rally mode, ovvero tutti in rialzo, in particolar modo BPER Banco, guardate 4,16% di rialzo, senz'altro una seduta molto positiva. Noi siamo in compagnia di Emanuele Rigo di New Traders Lab, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Alexandra. Emanuele, vorrei guardare insieme a te un po' lo scenario internazionale. Continua ad essere in focus la situazione politica negli Stati Uniti. Tra l'altro, la Cina ha firmato il RECP, un accordo che si chiama Regional Comprehensive Economic Partnership con altri 15 paesi della regione. È stato comunque un schiaffo importante, un colpo importante, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti. Quanto peserà la situazione politica negli States, perché molto probabilmente non ci sarà una transizione pacifica tra le due amministrazioni, o tutto ciò che conta alla fine ad oggi per i mercati sono le banche centrali e un possibile vaccino? Sì, esatto. Le banche centrali continuano ad essere al centro dell'attenzione. L'altro elemento di cui si parla è chiaramente il vaccino. Stanno uscendo in sostanza in queste ultime giornate diverse, diciamo, critiche, cautele sul tema vaccinale, ma comunque se la
diciamo, se c'è un'affidabilità con quelle percentuali che ci dicevano, 90-92, a seconda che sia quello americano o quello russo, in buona sostanza il vaccino arriverà nelle prime dosi a dicembre, gennaio, poi ci sarà una copertura vaccinale quantomeno decente, molto probabilmente prima dell'estate, con la speranza chiaramente che la pandemia sia sotto controllo proprio per i mesi estivi, ampiamente sotto controllo. Le banche centrali continuano a rappresentare il driver principale, anche se la Fed, per voce del governatore Powell, ha già sottolineato che uno dei temi principali su cui diciamo, bisogna puntare l'attenzione è diciamo, il mix tra politica monetaria che può arrivare fino ad un certo punto e la politica fiscale che chiaramente deve essere messa in campo dai governi e dai parlamenti, perché altrimenti diciamo che la banca centrale può iniettare liquidità, ma se non c'è effettivamente una risposta anche in termini di politica fiscale, il meccanismo si inceppa. E questo è uno dei temi caldi e sarà uno dei temi caldi per le prossime settimane e prossimi mesi, ovvero questo piano di stimoli fiscali di cui abbiamo parlato ad oltranza nelle ultime settimane anche con te sulle fonti e che ancora sembra non arrivare. E chiaramente il discorso politico interno, quindi questa transizione che sarà più difficile di quanto è stata la precedente, per esempio, ma che comunque avverrà perché ormai è evidente chi è il presidente eletto e chi sarà il prossimo presidente, e quindi, anche se non ci sarà una transizione vera e propria, formale sui temi caldi, la transizione, l'ha anche ricordato Biden, è già avvenuta perché avviene in realtà quando una nuova amministrazione entrante si prepara ad entrare nella pienezza delle sue funzioni. Per cui sì, sarà un autunno probabilmente caldo, nonostante la situazione sia comunque positiva sui mercati, lo vediamo oggi con questo enorme riscon, ma non così tranquilla forse come si sarebbe potuto arrivare ad avere. Ecco, dall'altro canto, che cosa possiamo aspettarci di questa settimana, soprattutto Wall Street? La settimana scorsa devo dire che è stata estremamente interessante, con tante buone opportunità d'acquisto. Questa settimana se è più tendente, secondo te, ai rialzi o ai ribassi? Ma allora, la settimana diciamo, potrebbe anche chiudersi con dei rialzi. Diciamo che ci sono alcuni elementi che vanno considerati nella valutazione, insomma, di quelli che sono le prospettive dei mercati. Diciamo che dal punto di vista della situazione epidemiologica c'è ancora pressione, ma ci sono tanti elementi fondamentali che prima o poi emergeranno, cioè gli earnings, per esempio, delle aziende in questo periodo sono usciti in maniera contrastata, ma diciamo, un tema di fondo è che tutte le grandi aziende, ovviamente chi più e chi meno, hanno pubblicato dei risultati migliori di quanto ci si aspettava. Questo è chiaramente un driver positivo per i mercati. Un altro driver positivo è sicuramente, diciamo, un consolidamento della situazione, politica negli Stati Uniti, al di là diciamo, di questa diatriba che, sembra non cessare mai. Poi a un certo punto, a gennaio, qualcuno arriverà allo Studio Oval, alla Casa Bianca, e poi da lì si ricomincerà a lavorare più o meno normalmente. E poi ci sono tanti sviluppi sul fronte internazionale, ma soprattutto sul fronte commerciale. L'hai ricordato benissimo tu, il Regional Comprehensive Economic Partnership firmato nel weekend, patto, diciamo, dei paesi dell'area Pacifico, accordo commerciale importantissimo. Questo darà ulteriore spinta ad una creazione di valore anche sul fronte asiatico, dal punto di vista commerciale, importante nei prossimi mesi. Per cui ci sono effettivamente tutti gli elementi per pensare che il 2021 sarà un anno, positivo. Continuano a permanere elementi di rischio che vanno tenuti, sotto stretta osservazione, però tendenzialmente la situazione dovrebbe, virare in positivo.
Ecco, invece sicuramente è una situazione anche molto interessante per quanto concerne l'Europa. Se non sbaglio, tu vivi a Londra, giusto? Esatto. Ci sono delle dinamiche interessanti per quanto concerne la Gran Bretagna. Intanto abbiamo visto Dominic Cummings, che è uno dei consiglieri più importanti di Boris Johnson, andarsene via, devo dire, con testa bassa. E non solo, questa settimana riprendono in particolar modo il giovedì 19 novembre, sarà un giorno importante per quanto concerne le negoziazioni con l'Unione Europea. Che cosa possiamo aspettarci innanzitutto di queste negoziazioni a tuo avviso con l'assenza di Dominic Cummings, che lui è quello che è riuscito come dire, a fare questo referendum pro Brexit, se possiamo chiamarlo così, quindi potrebbe cambiare qualcosa e secondo te a livello di sterlina, quali sono, i livelli che dobbiamo, monitorare? Allora, facciamo un piccolo passo indietro. I temi dell'accordo tra Stati Uniti, scusatemi, tra Unione Europea e Regno Unito sono sul tavolo ormai da settembre. Il governo di Londra ha aspettato le elezioni americane di sapere chi sarà il prossimo presidente, quindi ha, diciamo, si è trascinato in buona sostanza per quelle settimane. Ricordiamo, benissimo che c'era un gioco al massacro tra dichiarazioni tra Unione Europea e Regno Unito, lascio il tavolo, non lascio il tavolo. È stato un periodo abbastanza, volatile sui mercati, ma, l'obiettivo era quello di arrivare alle elezioni americane con le opzioni, aperte ed effettivamente, diciamo, dal punto di vista di quello che è stato il risultato elettorale, è sicuramente un risultato non positivo per il governo, di Boris Johnson, che si era affidato a Dominic Cummings per quanto riguarda diciamo, la definizione della strategia negoziale, per la Brexit. L'abbandono di Dominic Cummings è un segnale molto forte. L'uscita di scena con gli scatoloni a Downing Street, diciamo che è un segnale molto forte e molto importante che è stato dato ad un certo tipo di dinamiche, soprattutto quelle, più conservatrici e soprattutto quelle più sovraniste nel Regno Unito, che sono molto forti e che esprimevano forse con Cummings una degli elementi più prominenti, verso un tipo di strategia. Da un certo punto di vista, la strategia sulla Brexit non credo cambierà in maniera importante, perché non ho mai veramente creduto nella volontà di andare a uno scontro importante. Ed essendo venuto meno adesso questo, diciamo, supporto, possibile supporto da parte degli Stati Uniti, di Stati Uniti a guida Trump, difficilmente si andrà verso diciamo, uno scenario di hard Brexit. È molto più facile, si è parlato nei giorni scorsi, si è cominciato a parlare di equivalenza, si è cominciato a parlare di estensione del periodo transitorio. Oggi sentivo dei rumors, in ufficio sulla possibilità, effettivamente di estendere i termini negoziali che dovevano essere adempiuti entro la settimana. Ci sono diversi elementi che fanno quantomeno presagire che si arriverà ad un tipo di accordo, magari non soddisfacente per le parti, però in questa fase storica difficilmente si riuscirà ad ottenere qualcosa di più, per cui si arriverà sicuramente ad un accordo. Per la sterlina non può essere che una questione positiva, anche perché la pandemia, soprattutto nel Regno Unito, ha avuto diciamo, delle fasi importanti, di discontinuità rispetto alle progressioni positive delle settimane, degli anni, dei mesi e degli anni precedenti, per cui diciamo, quantomeno archiviare il tema Brexit con un accordo, potrebbe dare spinta alla sterlina e potrebbe ritornare verso 1,40, 1,42, che erano i livelli, pre-elezione pre-referendum del 2016. In effetti, invece, per quanto concerne l'euro sterlina, perché forse ecco, è il cambio più sensibile, ovviamente riguardo questi argomenti che hai appena sottolineato. Sì, allora, guarda,
L'euro sterlino è interessante perché chiaramente dà un'immagine della sintesi tra Unione Europea e Regno Unito. C'è stata una progressiva, diciamo, guardo un grafico un po' più di lungo periodo, è stato un progressivo allentamento, quindi un recupero della sterlina sull'euro che era addirittura arrivato a 0,93, adesso scambia 0,89,80. È stato anche più in basso, insomma, comunque si è ritornato in diciamo, in una fase, soprattutto sul medio termine, di livelli che aveva continuato a mantenere un po' tutto il corso dell'anno. Siamo ancora su dei livelli elevati. Io mi ricordo la prima volta che sono arrivato a Londra nel 2010, scambiavamo a 0,75, quindi la sterlina aveva molta più forza. Tra, diciamo, indebolimento dell'outlook di crescita, che chiaramente è stato particolarmente martoriato dalla crisi coronavirus e anche da quelle che sono le aspettative sul tema Brexit, la sterlina ha perso decisamente smacco. Mi aspetto però la possibilità di ritornare sui livelli intorno a 0,85-0,82, se dovesse esserci un accordo tra Unione Europea e Regno Unito. Invece a livello di mercati europei abbiamo visto una settimana molto interessante. Questa settimana non è ricca di eventi, almeno per il momento, poi non si sa mai che annuncio potrebbe arrivarci sulla fronte del vaccino o magari siccome Christine Lagarde parla più volte questa settimana, come tanti altri banchieri centrali, potrebbe arrivare sempre qualche sorpresa sui mercati. Quali sono, come dire, i market mover principali che stai osservando questa settimana in particolar modo? Sicuramente ci sono alcuni elementi, tra cui diciamo un allineamento dei banchieri centrali su un tema cruciale, che è quello che da un punto di vista di politica monetaria loro hanno fatto tutto quello che si poteva fare. Adesso sono i governi a dover mettere in campo piani di stimolo ulteriore e questo è un, diciamo, è un tema comune in un po' tutti i grandi gruppi. Tutti i grandi istituti di credito centrali nel mondo ed è una cosa positiva perché vuol dire che c'è coordinazione quantomeno dal punto di vista delle banche centrali sull'ottenimento di risultati che sono quelli di stimolare e di supportare l'economia. In Europa è uscita stamattina la notizia di BBVA, sta iniziando una dinamica abbastanza interessante, che negli Stati Uniti era già partita, in Europa sta cominciando, è quella della stagione dei merger and acquisition. Eh sì, hai fatto proprio bene a menzionarlo, hai fatto bene, faccio vedere velocemente BBVA ai nostri telespettatori, però attenzione perché la notizia di cui stavi parlando è solo il branch americano. Sì, assolutamente. Però diciamo che la pandemia in tema generale e quindi anche le reazioni che sono state sui mercati hanno reso, diciamo, quantomeno, non dico necessario, ma sicuramente conveniente cominciare a mettere in piedi delle operazioni in ristrutturazione con la forte discesa dei prezzi e soprattutto in Europa il mancato recupero, come abbiamo visto effettivamente negli Stati Uniti, dove i prezzi sono crollati in marzo, ma sono poi rimbalzati e sono andati addirittura a toccare dei nuovi massimi storici. In Europa questa situazione non si è verificata, almeno non in maniera così esplosiva come abbiamo visto negli Stati Uniti, proprio perché l'Europa è la somma di tanti piccoli, vabbè, piccoli non tanto, però di tanti player quantomeno locali. Manca una concertazione e sembra che si stia rendendo conto di questa cosa, di questo fattore che è chiaramente un elemento che mette il continente europeo in diciamo, minore capacità di rispondere alle sfide globali. Vediamo se poi alla fine ci sarà un movimento verso un maggiore accorpamento, soprattutto dei grandi gruppi e delle aziende che. Faccio l'esempio europeo, ma ci sono paesi dove questo è specialmente evidente, come l'Italia, sarebbero sicuramente elementi positivi. Quindi un accorpamento delle aziende con la creazione di gruppi decisamente più importanti e più grossi e capaci di sia competere a livello globale, non soltanto
continentale, ma soprattutto rispondere in maniera più efficace alla crisi, questo sarebbe quasi auspicabile. Assolutamente sì, intanto vorrei specificare per i nostri telespettatori, questo è il grafico di BBVA, ovviamente in rally, in rialzo del 15,31% perché PNC, Financial Services, ha acquistato le attività USA della banca spagnola BBVA appunto per 11,6 miliardi di dollari. Tra l'altro l'operazione sarà tutta in cash ed è un ulteriore passo verso il consolidamento di cui stavi assolutamente parlando tu. Sicuramente è un traguardo importante ed è già evidente dalla reazione di mercato che cosa ne pensano gli investitori dei consolidamenti. Intanto ti chiedo ultimissima domanda a Andrew Bailey, il governatore della Bank of England, ha menzionato più volte che l'outlook economico di cui stavi parlando anche tu proprio poco fa è molto cupo, soprattutto per quanto concerne la Gran Bretagna, nonostante il forte rimbalzo del terzo trimestre, che non sarà uguale nel quarto trimestre, perché ormai da ottobre, credo, siete in lockdown, ben prima di noi. Prego, scusami. Possiamo aspettarci un ribasso dei tassi, addirittura negativi, della Bank of England, che sarebbe making history, cioè scrivendo la storia, quando mai si è parlato di tassi negativi di una cosiddetta Japanification in Gran Bretagna? Allora, complesso un argomento. Ti rispondo prima alla prima domanda. Il lockdown nel Regno Unito è sempre stato, diciamo, a parte la chiusura dei pub che ci ha fatto particolarmente male, e anche quella dei ristoranti, ovviamente, è stato sempre abbastanza leggero. Lo Addirittura so la che i pub per mascherina. gli inglesi sono importanti, Emanuele, diciamolo. Sono importantissimi. La mascherina, per esempio, sui mezzi pubblici. Allora, diciamo che da quando è scoppiata la pandemia, la metro di Londra è praticamente deserta. Essendo una città, soprattutto Londra, molto improntata sulla fornitura di servizi, il lavoro da casa o lo smart working è facilmente attuabile. Per cui diciamo che non c'è stata tutta la necessità, come forse è stato in Italia, di fare il lockdown severo, forte. Le persone, d'altro canto, hanno sempre avuto qualche difficoltà a indossare la mascherina, che come negli Stati Uniti è vista un po' come costrizione. Addirittura la mascherina è diventata obbligatoria sui mezzi soltanto il 15 di giugno. Però da qui diciamo che il lockdown è sicuramente più leggero di quello che c'è stato in Italia, ma non altrettanto efficace forse. Per quanto riguarda invece i tassi di interesse della Bank of England, in realtà se ne è parlato di una possibilità di andare in negativo. Sembrava effettivamente, come hai ricordato benissimo tu, un tema assolutamente fuori questione, ma diciamo che è tornato quantomeno nei radar della discussione all'interno della Monetary Policy Committee. Sarebbe una questione importante, non tanto perché diciamo, con la crisi e con la necessità di rimettere in circolo della liquidità che c'è in abbondanza, come abbiamo visto nel sistema finanziario, ma che non viene trasmesso all'economia reale. Il tasso negativo potrebbe essere, diciamo, quantomeno un primo iniziale spintone verso questa direzione, ma significherebbe anche allinearsi con l'Europa, dove i Sì, tassi in buona sostanza. che comunque non hanno mai voluto allinearsi con l'Europa. Questo è il punto che per loro è stato quasi una, tra virgolette, offesa. Esatto, quindi bisogna un attimino riflettere anche su questa questione, che quando si parla di inglesi con l'orgoglio e la storia e le tradizioni, soprattutto dal punto di vista della banca, sono particolarmente suscettibili, per cui non so se sia più di una, diciamo, di un mero esercizio retorico all'interno del consiglio direttivo della Bank of England, perché ci sono diversi risvolti. Quello di allinearsi all'Europa è uno di questi, molto importanti, che potrebbero incidere su una decisione.
Grazie mille ad Emanuele Rigo, New Traders Lab, buon pomeriggio e ovviamente buon inizio di questa settimana, molto positiva, almeno per il momento. Speriamo che prosegua così. Allora, andiamo a vedere, ecco, prima di andare in pausa pubblicitaria, come stanno performando i listini europei, il DAX di Francoforte in rialzo dello 0,60%, Cacaran ben sopra l'1% e il FTSE MIB l'1,11%, comunque nonostante ciò che ha detto il vicepresidente della BCE, che è molto cauto per quanto concerne i dividendi, un argomento di cui abbiamo parlato più volte, che sono senz'altro importanti per le banche. Stiamo vedendo il comparto bancario di Piazza Affari in forte rialzo, in verde in particolar modo BPER Banca 4,24%, Mediobanca 1,63%, Poste anche in rialzo dell'1,36%, bene soprattutto il comparto Energy, un'altra settimana veramente importante per il comparto Energy. Guardate Tenaris, 5,73% di rialzo insieme al Saipem 3,29 ed Eni 1,88%. Tra l'altro ricordo che Eni è stato uno dei titoli scelti appunto da Andrea Cartisano, che ci ha suggerito prima STM, anche bene il Tech. Insomma, una situazione molto positiva per quanto concerne Piazza Affari, addirittura anche Atlantia rimbalza del 2% nonostante le notizie e le vendite pesanti di settimana scorsa. Nexi, dopo la fusione con Nets, e sì, a 2 settimane fa, oggi rimbalza del 3%. Situazione molto interessante. Wall Street anche indica un'apertura molto positiva. Dow continua al rimbalzo, in questo momento guadagna lo 0,90%, l'S&P 500 più 26 punti e Nasdaq 100 più 51 punti in preapertura. Questo era tutto da parte mia. Vi lascio in compagnia di Giacomo Iacomino e Meme Economy, giusto per strapparsi un sorriso in questo inizio settimana.